appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'Urbano Caldeira sorge nel quartiere residenziale di Villa Belmiro, il che gli conferisce un'atmosfera familiare. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Senz'altro. Da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Se ne va Roma. È un grande riflesso qui. Pelle. Robinho. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gerson. E la palla deve approfittare. Romario. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. È ben posizionato e spazia via la palla. Neymar. Mette il turbo. Neymar prova a prolungare. Pronto al tiro. Fuori, ma per pochi centimetri. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Ecco che provano dall'altra parte. Ronaldinho. La butta in mezzo. Riesce ad intercettare. Ronaldinho. Opportunità di ripartire. Cerca l'uomo là davanti. Occhio, può andare. Difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Ronaldinho. Incornata. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Opta per il lancio lungo. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce.
Neymar. Riceve la palla. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Neymar cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Qui ha la possibilità di confermarsi come uno dei realizzatori migliori di calci di punizione. Neymar! Grande occasione ma palo. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Palo, veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Zico. Leo Baptistin. Zico. Può provare. Finalizzazione decisamente infelice. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Alessandro. Tutte e due le squadre hanno avuto diverse occasioni da gol. Credo che la prima rete non tarderà ad arrivare. Prova sul secondo palo. La difesa fa il suo a lottare la palla. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ci prova. Ha sprecato una buona palla. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Gerson. E ora deve concludere. Può tentare la conclusione. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Scodella in avanti. Romario. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo che è gol e che così il risultato si sblocchi. E si ricomincia a giocare. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Neymar, il suo pallone è morbido. Gerson. Zico. Robinho. Pelle. Gioca con un pallone lungo. Prova la giocata di misura. E passa. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Robinho.
Niente gol finora, 0-0. Appoggia il pallone largo con eleganza. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Zico. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Alex, di forza. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Trova il compagno. Salva la sua porta. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. L'arbitro, con l'assistenza del guardalinea, dice che c'è stato offside. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro a quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. L'estremo difensore la calcia lunga. Va in scivolata. Pallone dentro. Zico! Gioca una palla lunga. Occasione per il contropiede. Prova con la palla lunga. Ecco il tiro! Tutto l'estremo difensore! Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. E trova il compagno. Guadagna Romario. Poteva essere l'occasione per un pari. Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Devono continuare così. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Adriano. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bella apertura. Questo errore potrebbe essergli fatale. Può concludere. La palla va sul palo. Si
si fa trovare pronto e allontana il pallone. Numero deve buttare dentro un cross, la mette in mezzo, allontana il pericolo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Il portiere la spedisce su e l'arbitro dice che può bastare una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile. Siamo ai saluti finali. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È stato un onore, come sempre.